per una grande attrice del cinema, più che del cinema anche della televisione, perché è conosciuta soprattutto per la televisione. Ritorniamo a David Copperfield. Ma come puoi farmi una domanda tanto scelta? Ma non... E se io lo fossi? Sei storpio, cieco, un'entità. Non c'è bisogno di esserlo per soffrire la fame. Soffri la fame? Per essere poveri, insomma. Per vivere in mezzo agli stenti e ai sacrifici. Fai gusto. Bisognerebbe essere pazzi per vivere in tal modo. Ma se ci si è costretti? In attesa del meglio, naturalmente. David, non mi piacciono questi discorsi. Smettila, se no ti faccio mordere da giù. Dora, amore mio, sto tentando di dirti che sono rovinato. Posso contare solo su me stesso. Cerca di capirlo. Tu sei fidanzata con un povero. Se ci sposeremo... Perché? Non vuoi più sposarmi? Certo che voglio, ma... Non voglio neppure sacrificarti. E se desideri essere sciolta dal mio impegno... Sì, non ti permetto di continuare. Mi vuoi bene lo stesso, Dora? Non tormentarmi, è sicuro che te ne voglio lo stesso. E allora non ho più paura di niente. Con te a fianco arriverò in capo al mondo. E con lei al fianco tutta l'Italia ha passato gli anni 60-70 con In ginocchio da te, Fatti mandare da una mamma, Bobby Solo, Gianni Morandi e Laura African. Tutti erano innamorati di Laura African, ancora siamo innamorati di questa donna che oggi di bianco, un angelo, un volto angelico, era la mia prerogativa. Era la sua prerogativa. E come, cosa è successo? Oggi sempre andando a giro la riconoscano, anche in albergo siamo arrivati, si stava parlando del più del meno, hanno riconosciuto la voce. Sì, mi riconoscono dalla voce. Io che ho sempre avuto una brutta voce, in accademia ero la considerata quella che aveva la voce di testa meno bella. Però si vede che sono riuscita a fare di un difetto una virtù. Insomma, fatto sta che mi riconoscono anche dalla voce. Erano anni particolari quelli lì. Quegli anni in cui, come diceva Roberto Chevalier, c'era... Il gesso si provava giorni e giorni prima di andare a girare, a differenza di ora, che ultima la soap opera, sì. E si corre, si, fretta, corre. Si mangia come mordi e fuggi. Ma con ti il danno il copione il giorno prima. Io ho fatto un'esperienza nel 2000 di una soap opera di 100 puntate, cambiavano di giorno in giorno il copione e io non avevo più la memoria dei 20 anni, logicamente, quindi... Come quando andavo a scuola, mi scrivevo le battute sulle mani, le attaccavo nei bigliettini sul petto del partner, cercavo di mettermi una cosa scritta. No, ma non era più fare una cosa, recitare, era andare così, vedere chi arrivava prima, insomma, era una corsa ciclistica, non so, una cosa diversa comunque. Comunque, una delle fidanzatine d'Italia. Insomma, sì, molti militari mi hanno considerata una fidanzata. Una fidanzata. Sì. E poi questo grande amore che oggi poi ha portato a 2 figli, un figlio e una figlia, e a tanti nipotini, gli ultimi nati 15 mesi fa. Dunque, io sì, ho un figlio e una figlia e fino a lì tutto è normale. Ma ho 4 nipoti maschi. E il quinto in arrivo. E speriamo sia una femmina, come il film di Mario Monicelli. E a premiare questa grande donna chiamiamo
un militare, dato che tanti film musicali erano militari, è stata la figlia di un sergente all'epoca in uno dei film Nino Taranto è stato il mio papà. Ho avuto due papà storici, Luigi Pavese per la televisione e Nino Taranto per il cinema. E credo che il maresciallo abbia già capito. Speriamo che chiamiamo il maresciallo di Villa Basilica a premiare Laura African. Ah, ma non è del genio pioniere. No, è carabiniere. Allora, maresciallo, la targa, andate al centro del palco per i fotografi. Premio 10° Festival Nazionale del Cinema, del Teatro e Televisione a Laura African. E le diamo anche un omaggio floreale che le do sinceramente molto volentieri, non me ne vogliono gli altri, ma con la signora Laura abbiamo potuto passare delle ore in questi due giorni e ho scoperto che è una persona bella non solo fuori ma soprattutto dentro, e siamo veramente onorati di averla con noi. Sono commosse, grazie.